Per la sanità della provincia di Salerno, estate fa spesso rima con caos. Il personale medico e infermieristico, già carente, si riduce al lumicino per via del periodo delle ferie estive. I sindacati hanno preso una posizione forte, chiedendo a gran voce nuove assunzioni per coprire alcuni reparti che hanno pochi dipendenti, professionisti necessari per garantire i servizi ai cittadini. La CISL Funzione Pubblica, in particolare il segretario RSU dell'ospedale di Pagani, Gianfranco Maiorino, ha scritto già più volte alla direzione generale dell'ASL. Mancano, in particolare all'Andrea Tortora, i tecnici di laboratorio di anatomia e istologia patologica, ma anche in radiologia ci sono gravi carenze di personale. Inoltre ci sono i problemi legati ai reparti di chirurgia e, in generale, le liste di attesa si allungano tantissimo. Su quest'ultimo problema sono state addirittura allertate le forze dell'ordine ultimamente, che hanno predisposto controlli in vari nosocomi della provincia di Salerno. Ma ecco a tal proposito le dichiarazioni di Maiorino. D'estate c'è il picco, ma quello che mi preoccupa di più è che già durante l'anno c'è questa esigenza e quindi l'azienda ha messo in campo variazioni come l'abbattimento delle liste d'attesa, dove tanti colleghi operatori, attraverso diciamo, una sorta di straordinario, di ore in eccesso di straordinario pagate, provano ad abbattere queste famose liste. Probabilmente ho seguito che c'è questo filone di inchieste che è partito da lontano, che riguarda vari presidi della nostra provincia, però secondo me da operatore che lavora in una struttura pubblica, ritengo che probabilmente queste liste aumentano perché i medici soprattutto sono pochi e anche il comparto sanitario oggi soffre di una grave carenza, come abbiamo parlato prima dei tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, senza dimenticare che appena 20 giorni fa abbiamo fatto un'ulteriore richiesta alla direzione strategica di reclutare degli OSS per la chirurgia oncologica di Pagani, dove oggi ci sono solo 4 operatori sociosanitari che lavorano sulle 24 ore, 3 di loro, come vi dicevano prima, usufruiscono della legge 104, senza considerare tra ferie e malattie si va in difficoltà. Quindi abbiamo chiesto all'azienda, come dicevo poc'anzi, di attivarsi anche attraverso magari scorrimento di graduatorie che sono già in vigore presso le altre aziende sanitarie della Campania.